Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, da questo santuario eleviamo al Signore nel santo sacrificio della Messa tutte le nostre intenzioni, le nostre preghiere, sentendoci in comunione anche con quanti sono collegati con noi mediante i mezzi di comunicazione. Sentiamoci in comunione con tutte le persone ammalate, con le persone distanti, con i carcerati, con coloro che hanno bisogno anche di sentire l'affetto e la vicinanza della nostra preghiera, di noi in particolare che abbiamo la possibilità di stare e sostare in questo luogo santo. Ora, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamoci peccatori e invochiamo con fiducia l'infinita misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che per il servizio ai poveri e la formazione dei tuoi ministri hai ricolmato di virtù apostoliche il santo presbitero Vincenzo De Paoli, fa che, animati dal suo stesso spirito, amiamo ciò che egli ha amato e mettiamo in pratica i suoi insegnamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giobbe. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: è stato concepito un maschio, perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo. Perché due ginocchia mi hanno accolto e le due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra che costruiscono per sé le rovine e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfinito trova riposo. Perché dare luce a un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba. A un uomo la cui via è nascosta
e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forze. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Sono libero, ma tra i morti, come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più ricordo, recisi dalla tua mano. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Mi hai gettato nella fossa più profonda, negli abissi tenebrosi. Pesa su di me il tuo furore e mi opprimi con tutti i tuoi flutti. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo San Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Noi percorriamo una strada che è un continuo cammino di conformazione a Cristo Gesù, nostro Signore. E conformandoci a Lui, nello sforzo anche della fede, possiamo incontrare mentalità umane, mentalità che maturiamo anche dentro la nostra stessa vita, che non sempre sono conformi al suo volere. Oggi la parola ci educa, come sempre, allo stile della conformazione, ma anche a ripetere nei nostri atteggiamenti quotidiani gli stessi atteggiamenti, le azioni, i pensieri, le parole di Gesù. Luca annota che Gesù è in cammino verso Gerusalemme, prese la ferma decisione di salire a Gerusalemme e in questo andare verso la meta finale della sua vita terrena
Gesù chiede ai suoi discepoli di annunciare il suo passaggio. Anche oggi, noi, discepoli del Signore, nostro malgrado, siamo chiamati ad annunciare, in un mondo, almeno l'Occidente, che si dice ormai scristianizzato, siamo chiamati ad annunciare il passaggio del Signore. E di fronte al rifiuto, alle ingiustizie, alle aggressioni, noi siamo chiamati non ad usare una mentalità umana, ma ad usare l'atteggiamento di Gesù, a fare nostro l'atteggiamento di Gesù. Sarebbe facile per noi fare violenza a chi non la pensa come noi. Anche oggi questo accade, anche tra noi cristiani. Abbiamo ascoltato anche l'esperienza di Giobbe, che si fida ciecamente di Dio, ma quando viene meno la luce di Dio nella sua vita, inizia a lamentarsi. Possiamo dire, perde un po' quella sua famosa pazienza. Noi vogliamo chiedere al Signore che non sposa la logica umana, ma va avanti, di arrivare anche noi con Lui a Gerusalemme. Le scelte della vita, e oggi abbiamo tutti paura di fare scelte perché incerti del futuro, un futuro fondato non su Dio, ecco perché abbiamo paura. Chi invece segue il Signore Gesù non può avere paura perché sa l'esito finale di Gerusalemme, che è la risurrezione, ma anche lo stare con Lui nella vita eterna. Ci ha chiamati, ce lo ricorda bene il Santo Vangelo, ci ha chiamato perché noi potessimo stare con Lui. E da questo luogo, sentendoci in comunione con tutto il mondo, con tutti coloro che professano la nostra fede e non, chiediamo l'intercessione della Vergine Santa e di San Vincenzo de Paoli, che oggi celebriamo, di cui ricordiamo la nascita al cielo, perché noi possiamo solo ed esclusivamente con l'aiuto di Dio non avere paura delle scelte fatte insieme con Lui. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che hai dato a San Vincenzo de Paoli la grazia di conformare la sua vita al mistero che celebrava, concedi che, per la forza di questo sacrificio, diventiamo anche noi un'offerta a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione
e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Vincenzo de Paoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace, che è dono del Signore Gesù crocifisso e risorto, sia sempre con tutti voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena delle nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Yeah.
Signore, credo che sei realmente. Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, umilmente ti preghiamo, Padre, come l'esempio di San Vincenzo de Paoli ci sprona a imitare il tuo Figlio venuto a evangelizzare i poveri, così la sua intercessione sempre ci soccorra. Per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo e affidiamo tutti coloro che portiamo nel cuore alla Vergine Santa prima di ricevere la benedizione, in particolare coloro che sono nella sofferenza, gli ammalati, le tante persone che si affidano alla nostra preghiera. Ricordiamoci degli emarginati, di coloro che sono in ricerca, a cui dobbiamo dare una bella testimonianza di fede. Affido anch'io personalmente alla Vergine la comunità parrocchiale affidatami per il servizio ministeriale. Da lei chiediamo amore e protezione. Da questo santuario, a te dedicato in Sicilia, col titolo di Madonna della Milicia, ti salutiamo con fede e ti proclamiamo beata, o Maria, nel cui purissimo seno Cristo, Figlio di Dio, si è incarnato, facendosi uomo come noi. Accetta le suppliche del tuo popolo, o Vergine Madre di Dio, e intercedi presso il tuo Figlio perché ci liberi da ogni pericolo e da ogni male. Fa, o Vergine Santa, che quanti ci diciamo cristiani possiamo vivere nell'amore, impegnati nel servizio di Cristo e dei nostri fratelli bisognosi, per arrivare dopo le prove di questa esistenza terrena all'eterna gioia della celeste patria. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio, onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.